Buongiorno amici, buongiorno professor Corrias, bentornato. Ciao Ciao Mauro, Matteo, buongiorno a tutti. ciao. Allora, noi riprendiamo il nostro discorso sulla civiltà sarda nuragica e ci ricolleghiamo all'argomento col quale ci eravamo lasciati, forse proprio nell'ultimo video che abbiamo dedicato a questo tema, quando tu ci avevi descritto una statuetta, un bronzetto, quello famoso del sacerdote musico e ballerino, che era uno degli elementi che consentiva di istituire un rapporto, direi, sempre più cogente, sempre più approfondito e concreto tra la cultura sarda nuragica e il culto di Yahweh. Un rapporto che già è ben testimoniato nelle iscrizioni epigrafiche studiate da Luigi Sanna e di cui tu ci avevi parlato. Però quel bronzetto non si ferma lì, nel senso che oltre a richiamare ciò che è descritto nel capitolo 28 dell'Esodo, quando si parla del sommo sacerdote, e quindi invito ovviamente gli amici che ci ascoltano a leggere il capitolo 28 dell'Esodo. Quel bronzetto lì è lui a sua volta un documento epigrafico, cioè una testimonianza epigrafica, perché contiene molte iscrizioni. Però ce n'è una che direi ci ha lasciati molto piacevolmente frastornati, possiamo proprio dirlo, perché tra le varie iscrizioni si legge un nome biblico che è il nome di Jubal, che si trova nel capitolo 4 della Genesi, dove si dice che è il padre di tutti coloro che suonano il flauto e la cetra. E quindi questo veramente ci aveva, come dire, indotto a porre una domanda, perché Jubal è un personaggio del quale la Bibbia dice poco, però è inserito nella discendenza cainita. E allora la domanda che ci facciamo, e se vuoi ti faccio, è: ma cosa ci fa un nome del genere proprio su un bronzetto realizzato in Sardegna? Vediamo se oggi riusciamo a mettere dentro qualche elemento in più e magari ad aprire qualche traccia, qualche pista di analisi e di ricerca. Sì, è così, effettivamente, analizzando questi aspetti che tu hai richiamato del bronzetto che Giovanni di Lio aveva battezzato sacerdote, musico e ballerino, ci eravamo lasciati con questa domanda, ma cosa ci fa qui il nome di Jubal? E effettivamente la riflessione che anche allora avevamo fatto era quella per cui qui si aprono degli scenari tanto affascinanti quanto misteriosi, se vogliamo, perché davvero è molto problematica questa presenza epigrafica, onomastica. Beh, intanto, giusto per richiamare gli elementi essenziali di quella conversazione, diciamo che la cosa che ci aveva colpiti e che aveva attratto la nostra attenzione su questo bronzetto è la straordinaria serie di corrispondenze che è possibile istituire tra il dato figurativo, diciamo così, di questo bronzetto nuragico e quanto, appunto, come dicevi tu, si legge nel capitolo 28 dell'Esodo, dove sono presenti le prescrizioni dello stesso Yahweh ad Aronne in materia di paramenti sacerdotali. E dunque, ad esempio, si ricorderà che soprattutto il diadema, di cui si trova la prescrizione chiara, esplicita da parte di Yahweh nel libro dell'Esodo, è rappresentato con un realismo figurativo e con una cura dei dettagli nel nostro bronzetto, tale per cui avevamo anche all'epoca fatto l'osservazione per cui addirittura è questo bronzetto che illumina il testo biblico, quasi fornendocene una sorta di didascalia. Ecco. Addirittura avevamo osservato sulla superficie circolare del diadema la presenza di un'iscrizione prescritta da Yahweh. L'iscrizione nella Bibbia era Kadosh le Yahweh, cioè santo al Signore. Nel nostro bronzetto si legge invece Za'an, un termine
molto attestato nel lessico epigrafico nuragico che avevamo ricondotto alla radice indoeuropea, appunto da cui derivano anche i termini sacer e sanctus in latino. Altri dettagli importanti erano la foggia del mantello, la presenza dei sonagli che nel nostro bronzetto si trovano in forma di cavigliere, mentre vabbè, nel mantello del sacerdote dell'Esodo erano direttamente collegati invece al mantello stesso. Ecco, e poi ci siamo soffermati su questo dato onomastico inciso sulla superficie del mantello del nostro sacerdote nuragico. Scusa un attimo, ricordo soltanto che nella Bibbia, perché è una curiosità non da poco, quei sonagli avevano evidentemente una funzione, perché Yahweh stesso dice: il sacerdote entra nel tempio, quelle campanelle suoneranno e lui non morirà. Quindi evidentemente ci doveva essere un qualcosa che collegava ciò che faceva il sacerdote all'interno. Quindi questo volevo soltanto ricordarlo, che era non semplicemente un suono di cui Yahweh voleva così provare la gradevolezza, ecco. Assolutamente. A proposito di suoni, ricordo anche che il nostro bronzetto si presenta caratterizzato anche dalla presenza di uno strumento a fiato, uno strumento riconducibile anche dal punto di vista iconografico alle moderne launetas, cioè il flauto di canna, che è uno strumento ancora utilizzato nel folklore sardo. Questo dettaglio vedremo che ci tornerà utile proprio a proposito di Yubal, su cui ora ci vogliamo soffermare. Ecco, a proposito di Yubal, dicevo, il suo nome si trova inciso sul retro della statuetta, sulla superficie del mantello. Più precisamente, le lettere incise sono una Zain, una Yod, una Vav, Bet e Lamed. E quindi la lettura potrebbe essere Ze Yubal. Questa Zain l'avevamo interpretata come una preposizione che potrebbe essere indicativa del complemento di origine o di discendenza in qualche modo. Quindi la lettura potrebbe essere della stirpe di Yubal, discendente di Yubal. Allora, vediamo se c'è una via attraverso la quale noi possiamo gettare qualche luce su questa presenza onomastica e contestualizzarla in qualche modo. E diciamo pure che qui, come spesso ci è capitato nei nostri percorsi di studio, l'interdisciplinarietà si è rivelata uno strumento particolarmente utile, così come il metodo comparativo. E allora io ho provato a affrontare la questione da un punto di vista un pochino diverso dal solito, cioè utilizzando gli strumenti della paleoetnologia. E effettivamente gli studi paleoetnologici, già da diversi decenni, bisogna dirlo, fin dagli anni 60-70, hanno acclarato in maniera sempre più sistematica, tra l'altro, e argomentata, l'esistenza, cito da un saggio della storica delle religioni ileana Chirassi Colombo, l'esistenza di un comune retaggio di quella preistoria mediterranea che si va delineando come la base comune delle civiltà sorte e sviluppatesi nella zona mediterranea. Cioè qui si sta postulando di fatto l'esistenza di un'antichissima civiltà proto-mediterranea, diffusa quindi non solo in tutto il bacino del Mediterraneo, ma più in generale anche nelle aree di pertinenza mediterranea, quindi tutta l'Africa settentrionale, parte del continente europeo, dalla penisola iberica fondamentalmente fino al Caucaso. E anche questa delimitazione geografica vedremo che ci tornerà utile nel seguito del discorso. Ancora la paleoetnologia ha individuato alcune caratteristiche generali di questa antichissima civiltà proto-mediterranea, che avrebbero lasciato traccia ovviamente nei sedimenti culturali che poi si sarebbero stratificati, avrebbero costituito la base delle culture che poi si sarebbero affermate successivamente nello stesso bacino del Mediterraneo. Diciamo pure che
le tracce di questa antica civiltà proto-mediterranea sarebbero individuabili in tre elementi fondamentali. Ecco, anzitutto, il culto della Dea Madre. Noi eravamo stati, ricordo, da qualche amico che commentava dei nostri precedenti video, sollecitati a tenere conto anche di questa presenza, no? Laddove nel contesto del culto nuragico effettivamente diciamo che risulta assolutamente preponderante una presenza del divino caratterizzato in senso maschile. Ecco, siamo ora davanti, ci dicono gli studi paleoetnologici, a una assoluta preponderanza del femminile. La Dea Madre, a questo proposito, possiamo per esempio ricordare che le statuette della cosiddetta Venere Steatopigia, cioè la Dea, la divinità, condotta poi tentativamente alla figura di Venere, dalle forme abbondanti, ecco, questo significa steatopigia, ecco, statuette di questo tipo e con questo tipo iconografico sono state rinvenute con caratteristiche morfologiche, tra l'altro molto simili, in numerosissimi siti eurasiatici, giusto per citarne alcuni. Ad esempio alle Spugue, in Alta Garonna, nel sito di Willendorf, in Austria, anche a Zatal-Iluc, in Anatolia, e aggiungiamo anche in Sardegna, non sono poche le venere steatopigie che sono state individuate. Ad esempio, una l'avevamo anche citata, nella tomba di Cucurus Arriu, nel Sinis, la più celebre, forse più rinomata, è la cosiddetta Venere di Macomer. Ora, la Grande Madre, diciamo pure che anche nelle pitture parietali, poi è spesso raffigurata assieme a degli animali, assieme a delle fiere. E con tutta probabilità qui è da individuare la radice di un tipo iconografico che poi avrebbe avuto un notevole sviluppo, soprattutto in area egeo-anatolica, cioè la cosiddetta Potnia Feron, cioè la signora delle fiere. E questo è un primo elemento, cioè il culto della madre, della grande madre. Un secondo aspetto fondamentale sarebbe invece l'organizzazione matriarcale della società. Una organizzazione matriarcale che avrebbe prodotto, e quindi qui si inferisce, diciamo pure, dagli effetti alla causa, avrebbe prodotto anche un proliferare di culti fertilistici, culti della fertilità, da un lato, e di culti degli antenati, o più precisamente culti dei morti, che in realtà sono collegati, no, ai culti fertilistici, sulla base di un'idea ctonia della fertilità che il mondo antico mostra con tutta evidenza di condividere a livello trasversale. E qui alla base di questo collegamento è con tutta evidenza una concezione della terra come luogo di incubazione, come luogo, la sepoltura all'interno del quale produce, come una sorta di nuova gestazione, di nuova gravidanza, un rifiorire della vita. Probabilmente, ecco, una delle suggestioni che possono aver guidato la sensibilità arcaica a istituire questo tipo di parallelismo tra l'inumazione e la gestazione è l'evidenza per cui se si pianta un seme, se si inuma un seme, ecco, da quel seme poi nasce la vita. E vorrei ricordare che questa suggestione è presente ancora in un'epoca molto distante rispetto alle epoche preistoriche di cui ci stiamo occupando ora. Ricorderanno i nostri amici le parole di Cristo nel Vangelo: se il chicco di frumento non muore, non porta frutto. Cosa significa che il chicco di frumento muore? Significa che viene inumato, viene sepolto, e questa sepoltura del chicco è ciò che precisamente produce la nascita della nuova pianta. Vorrei ricordare anche a questo proposito, a proposito cioè di questo collegamento tra la nascita, la fertilità, la capacità generativa e il contatto con la terra, un celebre mito greco, che è il mito di Deucalione e Pirra, che viene tramandato dai mitografi in due versioni, fondamentalmente. Deucalione e Pirra erano i figli di Parmenide ed Epimenide, e sarebbero stati gli unici due esseri umani che Zeus ha salvato dal diluvio con il quale aveva deciso di distruggere l'umanità.
li ha salvati proprio perché potessero ripopolare la Terra dopo il cataclisma. Secondo la versione del mito tradita dal mitografo Augusteo Igino, quello che avrebbero dovuto fare era gettarsi alle spalle delle pietre. Quindi ancora una volta questa idea della Terra da cui nascono gli esseri umani. Ecco, secondo la versione forse più nota di Ovidio nelle Metamorfosi, Deucalione e Pirra, secondo la prescrizione dell'oracolo di Temi, avrebbero dovuto invece piantare le ossa della terra e capiscono subito che le ossa della terra sono le pietre e dalle pietre nascono gli esseri umani che ripopolano il nuovo mondo post-diluviano. Quindi questo collegamento è molto interessante tra la terra, la fertilità legata alla terra e la sepoltura. Un altro elemento che probabilmente nasceva dall'osservazione empirica della realtà è quello per cui effettivamente la morte alimenta la vita, nella misura in cui, ad esempio, un cadavere in decomposizione o le deiezioni utilizzate per la fertilizzazione dei campi hanno appunto questo effetto, quello cioè di favorire la rinascita vegetale e quindi la fertilizzazione della terra. Un terzo elemento che costituisce appunto una caratteristica tipologica fondamentale dell'antica civiltà proto-mediterranea sarebbe il culto del toro. Ecco, allora, la prima osservazione che possiamo fare è che, in assoluto, i bovidi sono gli animali più e meglio rappresentati nelle pitture parietali in tutta la vasta area di cui ci stiamo occupando. Al tempo stesso, il toro è inteso come principio maschile, fecondatore, ma anche come animale lunare. Animale lunare, e questo è fa sì che lo si possa collegare direttamente con i cicli vegetativi che nella sensibilità antica e trasversalmente in tutte le civiltà arcaiche erano collegate alla lunazione, cioè al ciclo di 28 giorni che caratterizza appunto il ciclo lunare. Anche il computo primitivo dei mesi, lo si ricorderà, le civiltà arcaiche era lunare e non solare. Ora, in quanto animale lunare, appunto il toro è collegato alla misura del tempo, quindi ai cicli calendariali e ai cicli vegetali. Si ricorderà, e anche noi d'altra parte ne avevamo già parlato in un nostro precedente video che si intitolava Le corna divine, il culto del toro è un culto diffuso trasversalmente in tutta l'area mediterranea, dalla penisola iberica fino praticamente, ancora una volta, all'Oriente, e noi in particolare avevamo istituito un collegamento molto interessante tra la Sardegna e la civiltà minoica. Giusto due osservazioni a corredo di questa prima esposizione. La propagazione verso Oriente del culto taurino è adombrata con tutta probabilità da una delle fatiche di Ercole, di cui ci parla lo pseudo Apollodoro nella sua biblioteca. Più precisamente sarebbe adombrato dalla decima fatica di Ercole. La decima fatica di Ercole in cui, si ricorderà, l'eroe, dopo varie vicissitudini, affronta il compito di condurre una mandria di buoi rossi, anche questo è interessante. Io ho studiato e ho pubblicato nel mio penultimo libro, Prima della Fede, uno studio comparato appunto del culto romano dei Forbicidia e del sacrificio della giovenca rossa, di cui si legge nella Bibbia, della Parà ad Umà. Ecco, ma adesso non voglio disperdere l'attenzione rispetto al discorso che stiamo portando avanti. Ecco, quindi Ercole avrebbe dovuto condurre, questa era la sua decima fatica, dei buoi rossi, una mandria di buoi rossi, da Occidente verso Oriente, dalla Spagna verso la Grecia. Una seconda suggestione piuttosto interessante la ricavo da un saggio del 1981 di Carlo Frison, il quale osserva, cito, che sia nell'arte paleolitica sia in quella neolitica si nota la preferenza per gli animali, mentre sono poco numerose le figure femminili e meno ancora quelle maschili. Continua Frison, le caratteristiche facciali umane sono rare. Nelle veneri paleolitiche si trova che in nessun caso gli occhi, il naso e la bocca sono tutti rappresentati e comunque la figura umana non si dedica alla precisione impiegata per gli animali.
Sembra che anche nell'arte neolitica del vicino Oriente valga il criterio di non rappresentare con precisione il volto umano, quasi che sussistesse un impedimento dettato dal timore. Questa impressione di Frisone è confermata in degli studi successivi anche da tre accademici dell'Università di Cambridge, cioè i professori Edwards, Gadd e Hammond, i quali ugualmente forniscono questa interessantissima suggestione, perché tra l'altro vorrei ricordare che anche studiando i menhir sardi nel bel museo di Laconi, da cui abbiamo trasmesso anche una delle nostre conversazioni, avevamo notato come gli elementi costitutivi del volto di questi antichi megaliti era a dir poco sommaria. Ecco, allora, a proposito della questione dell'aniconismo, che abbiamo visto essere un tratto caratteristico di molte religioni arcaiche, qui abbiamo addirittura una testimonianza che ci riporterebbe niente meno che al Paleolitico. E difatti di aniconismo hai parlato quando hai parlato, ad esempio, del aniconismo che era presente nella religiosità arcaica di Roma, che ha poi cominciato a rappresentare le divinità a seguito dell'influenza derivante dalla cultura greca, e qui ovviamente viene in mente la famosa frase nelle epistole di Orazio, dove dice Grecia capta cepit ferum captorem, cioè la Grecia conquistata con le armi, ha riconquistato a sua volta il suo conquistatore, cioè Roma, e l'ha conquistato proprio con l'arte, la bellezza, eccetera. Poi una cosa che mi aveva personalmente anche stupito era l'aniconismo nella cultura vedica, quando ci avevi spiegato che in realtà la rappresentazione delle divinità comincia nel secondo secolo avanti Cristo, quando per noi, diciamo, nel conscio e inconscio collettivo, l'induismo è ovviamente stracolmo di rappresentazioni, ma veniamo a sapere che in realtà sono rappresentazioni che arrivano in epoca molto tarda, perché all'inizio queste non c'erano. Non parliamo poi dell'aniconismo nella Bibbia, perché lì è il prodotto di un ordine preciso, inderogabile, dato da Yahweh. Quindi, insomma, è una caratteristica molto, molto diffusa. Quindi, sulla base di quello che tu ci dici, possiamo dire che la paleoetnologia ha accettato l'idea dell'esistenza di una antichissima cultura proto-mediterranea che aveva proprio le caratteristiche che tu ci hai descritto. A questo proposito torna in campo Caino con la sua discendenza, anche se la Bibbia ce ne dà una descrizione molto molto scarna. Questa descrizione molto scarna potrebbe essere, come dire, un tassello di quel sostrato proto-mediterraneo che ha, diciamo, le sue testimonianze nelle pitture parietali e anche nella cultura materiale, no? Assolutamente, è così. In effetti, io direi che il quarto capitolo della Genesi costituisce una testimonianza interessantissima, offrendoci poi una trama di riferimenti che adesso vi propongo, una testimonianza preziosissima proprio a questa antichissima cultura proto-mediterranea. Vedremo che questo luogo della Genesi si caratterizza per delle peculiarità uniche che lo differenziano rispetto al contesto e che ci parlano di un mondo diverso rispetto a quello, appunto, di riferimento della Genesi nel suo complesso. Allora, io direi che la cosa più utile da fare è rileggere il testo biblico. Più precisamente rileggiamo il capitolo 4 tra il versetto 14 e il versetto 22. Leggo dalla traduzione della Bibbia di Gerusalemme, quindi la traduzione CE. Parla Caino in risposta a Yahweh, che lo ha appena cacciato dopo il fratricidio, dopo l'uccisione di Abele. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e io mi dovrò nascondere lontano da te.
io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra, e chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. Ma il Signore gli disse: però chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché non lo colpisse chiunque l'avesse incontrato. Caino si allontanò dal Signore e abitò nel paese di Nod, ad oriente di Eden. Ora Caino si unì alla moglie che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città che chiamò Enoch dal nome del figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Mecuiael e Mecuiael generò Metusaeli e Metusael generò Lamech. Lamech si prese 2 mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. Ada partorì Jabal. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Jubal. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame ed il ferro. La sorella di Tubal-Cain fu Naama. Bene, allora cerchiamo adesso di analizzare questa pericope biblica alla ricerca degli elementi interessanti dal particolare punto di vista che abbiamo assunto. È stato osservato, per esempio dallo stesso Frison che citavo prima, che tutto il 4° capitolo della Genesi ha un chiaro carattere matriarcale, in particolare quella scarna genealogia che abbiamo letto. E la prova quale sarebbe? La prova sarebbe proprio il fatto che in questa genealogia, appunto, l'autore, il genealogista, si preoccupa di indicare con scrupolo i nomi delle figure femminili fanno parte appunto di questa serie genealogica. Le 2 mogli di Lamech e addirittura il nome della sorella di Tubal-Cain, che era Naama. E questo è un primo elemento di notevole interesse e che si ricollega appunto alla prima delle caratteristiche che abbiamo evidenziato appunto di questa antichissima civiltà proto-mediterranea. Ancora, in Genesi 4,14 si legge che Caino manifesta a Yahweh la preoccupazione che chiunque lo incontri possa ucciderlo. Ora, tu ti sei soffermato diverse volte a osservare la evidente incongruenza di questa affermazione, perché chi avrebbe potuto ucciderlo? Caino e Abele erano gli unici figli degli unici 2 esseri umani, se si interpreta come avviene, secondo l'interpretazione vulgata, la creazione di Adamo ed Eva come la creazione dell'essere umano, e invece qui Caino si mostra preoccupato che qualcuno possa ucciderlo, chiunque addirittura. Poi prende moglie, con lei genera dei figli. Insomma, Caino non era solo sulla terra. Allora, la contraddizione appunto di cui stiamo parlando ha indotto gli storici delle religioni, i filologi e soprattutto gli antropologi culturali a ipotizzare, diciamo così, che in realtà Caino e Abele sarebbero i prototipi, le figure eroiche, che rappresenterebbero appunto 2 diverse culture, 2 diverse forme di civiltà, e cioè da un lato quella dei paleocoltori, rappresentati appunto da Caino, paleocoltori che presto avrebbero dato vita alla rivoluzione agricola, con la progressiva stanzializzazione e la fondazione delle prime città. E guarda caso, si dice che Caino è stato il fondatore della prima città, che avrebbe chiamato Enoch dal nome del figlio. D'altra parte abbiamo invece i pastori nomadi, rappresentati appunto dalla figura di Abele. Si ricorderà, Caino e Abele avevano offerto uno un'offerta vegetale, l'altro un'offerta animale, e all'origine dell'istinto fratricida di Caino era proprio l'invidia nei confronti del fratello, che aveva offerto all'Elohim un'offerta più gradita, cioè un'offerta animale contro la sua offerta vegetale. Ecco, ancora, a proposito del nostro Jubal, si legge in Genesi 4,21 che egli ha introdotto l'uso degli strumenti musicali. Questa è effettivamente l'unica informazione che ci viene data di questo personaggio. Gli strumenti a corda e i flauti. Ebbene, la cosa interessante è che i più antichi ritrovamenti di strumenti a fiato si collocano niente meno che
nel contesto di siti risalenti al Paleolitico superiore, ad esempio il sito di Sturitz nei Bassi Pirenei, oppure la caverna di Placard a Angoulême. Di cosa si tratta? Si tratta di fatto di strumenti ricavati da ossa, per esempio dei fischietti ricavati dalle ossa, dalle piccole ossa dei piedi, oppure flauti ricavati da tibie o da ossa di volatili. Allora, diciamo pure che l'antropologia culturale qui ha prodotto un'interpretazione che è davvero affascinante, cioè l'idea sarebbe quella per cui la mentalità, la sensibilità preistorica sarebbe stata affascinata dal fatto che un residuo di un corpo prima vivente sarebbe stato comunque in grado di produrre un suono, quindi di essere rivitalizzato attraverso il soffio. Ecco, questo aspetto è molto interessante, no? L'idea della rivitalizzazione del corpo morto, perché ci riporta d'impeto a quella riflessione che stavamo facendo sul collegamento certificato appunto dalla paleoetnologia tra i culti fertilistici e i culti funerari. Ancora, in Genesi 4:22, e questo è un elemento davvero affascinante, si fa riferimento alla lavorazione dei metalli. Effettivamente questo è stato interpretato come un elemento problematico, perché i metalli, tra l'altro, a cui si fa riferimento, che sono il rame e poi soprattutto il ferro, sono metalli la cui lavorazione metallurgica richiede, in particolare, ripeto, per il caso del ferro, delle tecnologie avanzatissime, sviluppatissime. E noi sappiamo che l'età del ferro è molto più bassa rispetto alle epoche di cui ci stiamo occupando, cioè il paleolitico finale e il neolitico. E allora, diciamo che gli esegeti hanno tentato a volte di rimettere un po' in ordine il discorso, interpretando la menzione del ferro come un'aggiunta spuria, oppure negando appunto l'interpretazione che invece stiamo dando di questo testo come un testo che si riferisce a un antichissimo sostrato proto-mediterraneo. Allora però, in realtà, intanto la cosa che possiamo osservare è questa. La lavorazione del rame nativo e del cosiddetto ferro meteorico sono molto più antiche rispetto alla lavorazione propriamente metallurgica di questi metalli. Si pensi che la lavorazione del rame nativo attraverso il martellamento con l'ausilio di martelli di selce può essere ricondotto fino al 7000 a.C. circa, e la lavorazione del ferro meteorico invece era nota ai Sumeri. Quindi qui non si sta parlando della metallurgia, cioè della lavorazione di questi metalli per fusione, ma si sta parlando della lavorazione di questi metalli per martellamento. La prova di questo è un elemento testuale, perché il verbo che viene utilizzato nel testo ebraico per designare appunto l'atto di lavorare il ferro è il verbo latash, che viene tradotto non come fusione, ma nel lessico che ho consultato io viene tradotto come to hammer, to sharp, quindi martellare o aguzzare, affilare. D'accordo? Quindi anche questa spia testuale ci conferma che qui siamo in una fase precedente alla lavorazione propriamente metallurgica di questi metalli. Insomma, per chiudere, il capitolo quarto della Genesi costituisce un'ulteriore preziosissima testimonianza di questa antichissima civiltà proto-mediterranea che si sarebbe sviluppata in questa vastissima area tra il paleolitico recente e il neolitico. E quindi proprio a questa proto-civiltà antichissima mediterranea si riferisce il capitolo 4 del libro della Genesi. Quella sarebbe una civiltà che ha delle sue caratteristiche peculiari, una civiltà sostanzialmente unitaria, che sarebbe richiamata anche dal nome Yubal, col quale
siamo partiti, quello inciso sul bronzetto, quello che ci ha lasciati così piacevolmente frastornati, e quindi questo acquisirebbe anche un nuovo significato perché sembrerebbe richiamare un periodo molto antico al quale la stessa civiltà nuragica sarda in un qualche modo faceva riferimento o si richiamava idealmente, insomma. Assolutamente così, questa spia onomastica, chiamiamola così, il nome di Jubal, ci consente di aprire uno spiraglio verso quello che anche all'epoca in cui fu realizzato il nostro bronzetto doveva apparire come un passato lontano, un passato ancestrale, no? Ci sono delle conferme molto interessanti che ci arrivano sempre dall'antica civiltà mediterranea e dell'esistenza appunto di questo, chiamiamolo, sostrato proto-mediterraneo. E vorrei riferirmi in particolare a qualcosa di cui noi già ci siamo occupati in un nostro precedente video, cioè dalle pietre infitte, i cosiddetti menhir, poi le statue menhir, e cioè il fenomeno del megalitismo. Ce ne siamo occupati in un video che avevamo realizzato nel bellissimo museo di Laconi. In che senso i menhir ci possono fornire una ulteriore testimonianza a sostegno dell'ipotesi dell'esistenza di una antica civiltà preistorica proto-mediterranea? Beh, intanto la prima osservazione che possiamo fare è che il menhir, la statua menhir, è una tipologia monumentale diffusa, guarda caso, proprio in quella vastissima area che va dalla penisola iberica fino al Caucaso, che abbiamo visto essere l'area in cui questa antica civiltà proto-mediterranea si sarebbe diffusa. Vorrei poi riferirmi in particolare ai risultati degli studi di uno storico delle religioni francese che si chiama Yves Vadet, e in particolare a uno studio pubblicato sulla Revue de l'Histoire des Religions negli anni 70. In questo studio, Vadet si occupa di analizzare, con una ricerca sulle fonti che davvero è encomiabile per la sistematicità e l'ampiezza, dicevo, si occupa di indagare il tema della maternità della pietra, un tema che Vadet studia con particolare riferimento all'arcaismo greco, ma che sappiamo benissimo essere un tema, un motivo molto diffuso, molto ben attestato nella storia delle religioni, fino a epoche piuttosto recenti. Si pensi al tema della Petra Genetrix nel corredo, mitologico del mitraismo, e poi probabilmente proprio dal mitraismo sarebbe arrivato anche nel contesto della religione cristiana, e si ricorderà nell'iconografia cristiana, la nascita di Cristo in una grotta, all'interno di una grotta. Quindi si tratta di un tema davvero trasversale. Ora, lo studio di Vadet consente di concludere che alla base del mitema della Petra Genetrix, cioè della maternità della pietra, non ci sono concezioni banalmente naturalistiche, ma c'è invece una precisa concezione cosmologica, tracce della quale, concezione cosmologica, sono ancora individuabili in tutto il contesto delle civiltà indoeuropee e vedremo di anche noi di individuarne qualcuno. Allora, qual è questa persuasione, diciamo così, che sta alla base dell'idea per cui la pietra sia in grado di generare, sia madre e sia capace anche di propiziare la fertilità? Vorrei ricordare che la pratica di toccare o strusciarsi su delle pietre che sarebbero in grado di favorire la fertilità è ancora attestata in molte culture, in gran parte di sensibilità popolari anche piuttosto vicine a noi, no? Bene, allora l'idea è quella per cui la grossa pietra nasca sempre dall'acqua sotterranea. Ora, è stato osservato che, in particolare questo è chiarissimo nella cosmologia vedica, nella sensibilità appunto di questi popoli antichi, per esempio appunto negli anni vedici, la rete di fiumi sotterranei sarebbe in qualche modo assimilabile
al sistema circolatorio, ecco, diciamo così, dell'organismo umano. Al sistema circolatorio però non del sangue, attenzione, ma piuttosto dei liquidi chiari. Ora, si ricorderà che noi ci siamo già ampiamente occupati della psicofisiologia antica e del ruolo che nella psicofisiologia antica, greca e latina, avevano i liquidi chiari. Liquidi chiari intendo tutti i liquidi chiari presenti nell'organismo, dal sudore alle lacrime, al midollo osseo, al liquido sinoviale, al cervello, allo sperma. Vorrei richiamarmi ancora al preziosissimo lavoro svolto da Richard Onions, che in un suo saggio fondamentale, Le origini del pensiero europeo, dimostra su solidissima base documentale come nella sensibilità arcaica di queste civiltà la vita non fosse qualcosa di immateriale, qualcosa di spirituale, ma quella che i greci chiamavano psiche era in realtà qualcosa di molto fisico, qualcosa che aveva un suo supporto organico proprio in questi liquidi. La fuoriuscita dei quali dall'organismo implica sempre una diminuzione del livello energetico dell'organismo. Si pensi al sudore, per esempio, si pensi alle lacrime, per non parlare poi della fuoriuscita del liquido sinoviale o addirittura del cervello, che producono addirittura la morte dell'individuo. Si pensi poi come, viceversa, la fuoriuscita del seme, l'emissione seminale, sia in grado invece di trasmettere la vita. Quindi la vita è qualcosa di molto concreto nella sensibilità antica, all'interno dell'organismo. Ora qui è possibile, secondo appunto gli studi di questi antropologi culturali, istituire un parallelismo tra ciò che accade nell'organismo dell'uomo rispetto a ciò che accade nel grande organismo della Terra, diciamo così, che anche lei ha il suo sistema di circolazione di questi liquidi chiari, no? Questa linfa vitale che poi è l'acqua. L'idea per cui la grossa pietra nasca dall'acqua sotterranea è molto ben testimoniata dai cosiddetti riti di unzione, che sono diffusi trasversalmente dal mondo vedico al mondo appunto ebraico. E l'unzione della pietra, del bettilo, è capace di riattivarne le proprietà propiziatrici della fertilità, la capacità generativa in qualche modo. Questa è una spia molto interessante. D'altra parte è possibile osservare come la grossa pietra sia sempre collegata nella sensibilità arcaica al mondo ctonio dei morti, e questo ci consente di ricollegarci a quanto dicevamo prima a proposito appunto del collegamento istituibile tra i culti della fertilità e i culti funerari. Si ricorderà, ad esempio, la descrizione idrografica del regno dei morti che Omero presenta nel decimo libro dell'Odissea, dove si legge che proprio nel punto di convergenza tra i tre fiumi sotterranei, il Cocito, l'Acheronte e il Piriflegetonte, sorgesse proprio una grossa pietra. Questa stessa suggestione è poi recuperata anche da Virgilio nel sesto libro dell'Eneide. Per spostarci appunto nel mondo romano, si ricorderà che uno dei culti legati alla divinità della germinazione, cioè Cerere, era proprio il culto del Mundus. Mundus era una cavità sotterranea, quindi una sorta di grotta scavata nella pietra, che veniva aperta tre volte l'anno e che consentiva il collegamento tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti. Guarda caso, collegato alla divinità Cerere, che, lo ripeto, anche nel nome è la dea che presiede alla germinazione dei cereali, delle piante. Per spostarci poi all'ambito italico, si ricorderà ad esempio quanto il grammatico Servio, commentando il libro undicesimo dell'Eneide, riferisce a proposito della Valle d'Ansanto in Irpinia, dove si trova una sorgente di acque sulfure che gli antichi corografi interpretavano come la porta inferi, la porta degli inferi, no? L'accesso al mondo dei morti. Ora, vale la pena richiamare ancora una volta quanto abbiamo già detto a proposito dell'interpretazione del mito di Deucalione e Pirra, che generarono esseri umani attraverso il lancio dietro le proprie spalle di pietre. Allora, cosa c'entra tutto ciò con il sostrato proto-mediterraneo? Ebbene, Vadé
fa una osservazione piuttosto raffinata, piuttosto acuta, e perché nota il fatto che ogni volta che Omero si riferisce al mitema della maternità della pietra, Omero, ma poi anche gli autori successivi, diciamo pure, lo fanno con un distacco ironico, con frasi ad esempio del tipo: ma non si crederà mica che siamo nati dalla pietra, no? Nessuno crede che siamo stati generati dalla pietra, o espressioni analoghe. Ecco, questo distacco ironico è acutamente interpretato da Yves Vadet come una spia del fatto che la civiltà greca, l'epoca omerica, quindi diciamo Iliade, Odissea, siamo tra il XIII e l'XI secolo, qui adesso però non dobbiamo aprire la questione omerica, ecco. Diciamo che all'epoca di Omero si guardava a questa antica concezione come a un residuo di una concezione ancora precedente, ormai inutilizzabile e da cui prendere le distanze attraverso l'ironia. È un vecchio arnese concettuale che non ci rappresenta più, superato ormai concettualmente e culturalmente, e del quale possiamo sorridere. E lo stesso Yves Vadet interpreta questo residuo mitologico della maternità della pietra, dice lui, proprio come la spia dell'esistenza di un antichissimo sostrato proto-mediterraneo. Quindi anche a partire dall'argomento affascinantissimo del megalitismo, che abbiamo visto è un fenomeno diffuso in tutta la vastissima area mediterranea, noi possiamo ricavare delle utilissime e interessantissime spie dell'esistenza di questa civiltà preistorica, pan-mediterranea e proto-mediterranea, di cui appunto ci stiamo oggi occupando. Certo, guarda, è veramente un quadro molto esaustivo, molto ampio tra l'altro, e che quindi direi copre un'area di interesse molto, molto vasta. Quando prima parlavi dei liquidi chiari, mi veniva in mente ad esempio che Omero, che hai citato più volte, parlava del sangue degli dèi, che era un liquido trasparente. Licore, il famoso licore, che era un liquido trasparente, oppure hai citato anche i Vangeli, quando Cristo dice, parlando del potere generatore della pietra, no, tu sei Pietro e su questa pietra fonderò, quindi come se la pietra fosse la madre di quella ecclesia, cioè di quell'assemblea che poi si sarebbe dovuta sviluppare, che in effetti si è sviluppata. Però direi che abbiamo veramente fatto un discorso molto molto ampio, quindi per questa volta chiuderei qui, riservandoci ovviamente come al solito di riprendere questo o quell'altro particolare in prossimi video. Voglio dire, ci sono elementi aggiuntivi che contribuiscono sempre di più a chiarire o a documentare l'esistenza di questa proto-civiltà mediterranea, alla quale forse appunto fa riferimento il capitolo 4 della Genesi, e quindi ancora una volta vediamo come la Bibbia possa inserirsi in un ambito molto più vasto, molto più ampio, anche se sembrerebbe in effetti contenere il racconto soltanto relativo ad una piccola area del Mediterraneo, ad un piccolo popolo, a un piccolo gruppo di tribù, ma con queste analisi che stiamo facendo, con queste analisi sulle testimonianze materiali o epigrafiche, vediamo che in realtà Yahweh, cioè l'eroe della Bibbia, era presente forse in zone, in territori ben più ampi, ben più vasti di quelli ai quali siamo abituati a pensare. Assolutamente, è così. Ogni volta è una scoperta, quando sembra che la pista sia interrotta, diciamo, si aprono degli scenari nuovi che è bello percorrere e che soprattutto è bello condividere con i nostri amici, esatto, che hanno la pazienza di ascoltarci. Esatto, e che ringraziamo ovviamente come al solito, quindi ringrazio te, ciao Matteo,
Grazie a tutti e come al solito alla prossima.